ci sembra preoccupante, ecco, il poco legame che questa università sta avendo con il territorio. Noi Così il presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio della Spezia, Matteo Mellei, lancia l'allarme sul futuro del polo universitario spezzino. Lo fa durante la presentazione del piano triennale degli interventi della Fondazione, che peraltro resta interessata al settore della formazione e in particolare dell'università. Noi riscontriamo segnali di distanza da parte del mondo economico, da parte di altre componenti territoriali. Bisogna fare una riflessione se questa distanza è dovuta a qualche errore, a qualche rotta che vada modificata, perché l'università comunque rimane per la nostra fondazione il primo degli impegni nel settore della formazione. Questi invece i settori dove la fondazione vorrà investire. Abbiamo già detto che il primo settore di intervento sarà quello dell'edilizia sociale, del cosiddetto housing sociale, ma pensiamo di impegnarci ancora di più nella realizzazione di strutture di accoglienza per esigenze sociosanitarie. E poi c'è il tema delle infrastrutture. La Fondazione Carisp vuole puntare soprattutto sulla nautica da diporto. Questo è il tema che da tempo avevamo immaginato con le altre fondazioni di Livorno e di Carrara. Ora questo fondo è in grado di operare. Guardiamo con interesse a qualunque coinvolgimento locale, dal waterfront ad altre iniziative, venisse sollecitato. Ecco, noi mettiamo a disposizione, diciamo, oltre alla leva tradizionale di intervento, che sono le erogazioni, una leva molto importante che è quella degli investimenti.